La parola di oggi è pittima, parola ben strana per origine e per utilizzo. L'etimologia è chiara, deriva dal tardo latino epitema, a sua volta derivato dal greco epitema, che è il significato di ciò che è posto sopra. Questo perché con questo termine, talvolta modificato in epittima, si indicava un decotto di aromi e di vino, che in passato si applicava caldo sulla regione del cuore o del fegato o dello stomaco a scopo terapeutico, un impiastro insomma, un cataplasma, nome questo derivato dal greco cataplasso, che significava spalmare. In realtà come terapia non valeva granché e per di più era sgradevole e fastidiosa. Ma pittima è anche il nome di un uccello palustre di medie dimensioni, simile al chiurlo, con becco lungo e sottile, zampe esili, ali a punta, al passo in Italia 2 volte l'anno e diffuso in 2 specie, la pittima reale con il dorso bruno durante l'inverno e la testa e il collo fulvo rossicci durante l'estate, e la pittima minore che ha un becco leggermente incurvato verso l'alto. Caratteristica comune di queste specie è il particolare verso, ripetuto, stridulo e piuttosto fastidioso. Con il termine di pittima in passato veniva identificato in talune zone d'Italia, soprattutto a Venezia e a Genova all'epoca delle repubbliche marinare, ma anche a Napoli, una persona pagata dai creditori per seguire costantemente i loro debitori. Questo personaggio pittoresco, spesso vestito di rosso per farsi notare, metteva in imbarazzo il debitore avvicinandolo per la strada e gridando reclamava il pagamento del debito. Il pedinamento del debitore, svergognato davanti all'intera comunità e che se reagiva rischiava una condanna, era costante, asfissiante, da ridurre chiunque allo stremo delle forze. Se riuscivo a ottenere il pagamento di quanto dovuto, la vittima ne ricavava ovviamente una percentuale. La figura della vittima, intesa come esattore, è stata recentemente tratteggiata in un film del 2018, piuttosto crudo e amaro, di Antonio Morabito, dal titolo Rimetti a noi i nostri debiti, interpretato da Marco Giallini e Claudio Santamaria. Ma cosa lega tra loro l'impiastro, l'uccello palustre e l'esattore? Certamente è il senso di fastidio che tutti e tre provocano, seppur in modo diverso. E pertanto, cambiati i tempi e i costumi, di questa parola è rimasto solo un comune utilizzo figurato. Infatti con la parola pittima definiamo oggi una persona uggiosa e fastidiosa, un seccatore, una persona insistente che si lamenta sempre, più raramente anche una persona avara, tirchia nello spendere. In molti dialetti compare la frase sei proprio una pittima per indicare qualcuno che si lamenta per un non nulla. In Veneto, e qui mi scusino i veneti e i genovesi, in Veneto ti sei proprio una pittima e in genovese te proprio una pitima. Il termine è però compreso fra le voci dei più noti dizionari italiani, con la definizione che dice più o meno persona noiosa che si lamenta in continuazione di piccole cose. Per tornare all'etimologia, anche le parole impiastro e cataplasma hanno lo stesso significato figurato di persona noiosa. Possiamo definire ad esempio pittima un bimbo che fa i capricci, o un parente lagnoso e appiccicoso, o un marito un po' ipocondriaco, gli uomini lo sono spesso, che si lamenta al minimo disturbo, e frasi quali non riesco a liberarmi di quella pittima, oppure non fare la pittima, oppure smettila, mi sembra una pittima, sono frequenti, molto espressive e spesso raggiungono l'obiettivo di far cessare il disturbo. Arrivederci a presto con una nuova parola.